Oggi ho avuto un'idea veramente fantastica e in questo video protagonisti sarete voi. Infatti oggi andremo a leggere il film di Fortnite e andremo a vedere appunto vari film per vedere quale sarà il film di Fortnite. E ovviamente chi leggerà il film di Fortnite se non voi? Infatti raga, io vi ho selezionato 5 film che andremo a vedere oggi, o 4 o 5, dipende quanto riusciamo a vederne. Sono film veramente fantastici, sono i migliori che ho trovato sul web. E voi nei commenti dovete scrivermi assolutamente qual è il vostro film preferito, appunto tra 1, 2, 3 e 4. Ovviamente raga, il vostro obiettivo sarà di condividere il video con più amici possibili per farvi votare il vostro commento. E il commento che avrà più like non solo riceverà un mio cuoricino, ma verrà preso e messo in primo piano da me, raga. E ovviamente sarà, diciamo, il film a letto di Fortnite. Raga, non mi perdo in chiacchiere, vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina se non volete perdervi i prossimi contenuti tipo Fortnite News fantastici. Oggi, raga, l'obiettivo sono i 10.000 like, mi raccomando, forza, forza, forza con questi like. È molto molto importante, raga, perché oggi veramente questa idea secondo me è fantastica. Detto questo, una volta che avete votato il vostro film, mi raccomando, condividete con più amici possibile per appunto farvi votare il commento. E come vi ricordo, il commento con più like verrà messo in primo piano. Io direi di non perderci in chiacchiere, raga, andiamo a vedere il primo film, che è il più corto e dura 1 minuto e 44. Questo film, raga, si chiama The Rocket Lounge. È del canale Laser Llama, un canale americano che ho trovato ed è qualcosa di fantastico, raga, a livello di film. Questo primo film, raga, mi raccomando, se volete votare questo, hashtag numero 1. Il giugno 30 alle 10:30. La community di Fortnite ha visto qualcosa di straordinario. Wow, raga, questo qui è il controllo rovescio del razzo, ve lo ricordate? L'allarme. Oddio, la season 4, raga. Che figata. Oh, 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 attenzione, abbiamo la skin di Vertex, se non sbaglio. Il razzo ovviamente, raga, 30 secondi al lancio. Oh cavolo, autorizzazione concessa, penso. 5, 4, 3, 2, 1, parte il razzo. Wow, che figata. Tutti i giocatori, raga, ovviamente intorno al razzo. Vi ricordate quell'evento fantastico? Era alle 7:30 di sera, è stato qualcosa di incredibile. E ovviamente il razzo che forma la crepa e si fa schiantare ad acri anarchici, un pezzo del razzo. Questi laser, che non ho mai capito in realtà che cosa sono. Attenzione alla semidistruzione di pinnacoli. Il rischio che ha avuto pinnacoli di essere distrutta. E ovviamente, raga, la crepa finale. Eccola qua, raga, da cui poi si è generato tutto. Wow, che film fatto bene, ma proprio fatto benissimo. Secondo film di oggi, raga, si chiama Darkness Rises, ovvero l'oscurità sta, diciamo, salendo, tra virgolette. Questo, raga, è appunto il, diciamo, motto della season 6. E questo film è praticamente la storia del Dark Bomber, ovvero del, come che si chiama? Del bombarolo cattivo. Raga, andiamolo a vedere. Partiamo a Durburger, bella bella località. Un posto caratteristico ormai di Fortnite. Il cubo. Ah, il Dark Bomber nello zaino. Figata, al cubo attaccato, raga, non me ne ero mai accorto. Il Dark Voyager, se non sbaglio, si chiama sta skin, però sinceramente non ho idea. Penso che in questo momento il bombarolo cattivo stia scappando dai... Ah no, questo qui era il bombarolo lucente. Stia scappando da tipo delle guardie, raga, non so che cosa siano. Questo è il bombarolo lucente con lo zaino del bombarolo cattivo. Ok, sì, si sta evidentemente nascondendo dalle guardie. Cosa cavolo sta succedendo? Non so per quale motivo, sinceramente. Ah, mi sa che vuole scappare, mi sa che era rinchiusa tipo da qualche parte. Forse dentro il Durburger e sta scappando. Queste, raga, sono le nuove decorazioni di Halloween, fighissime. Cosa sta succedendo? No! Una guardia si è accorta di lei, mi sa. Oh, oh. Oh, sì. Eh, sì, raga, si sono accorti di lei. Ah, ok, per il rumore che ha fatto la strega. Adesso ho capito che cosa c'entrava sta strega. Ovviamente scappa, raga, scappa dalle guardie. Ma perché non gli sparano? Non capisco, non pompa. Che a questa distanza gli fanno male. Ah, non mi sa che sono addirittura da R. Vabbè, raga, sono un po' ritardate se. Infatti, oh, ora gli sparano. Avete capito tutto? Una granata salterina, ovviamente. Siamo alla runa di Grizzly Grow. Cosa sta succedendo? Ok, qua ancora quando il cubo, se non sbaglio, l'isola era in questo punto. Prende la pietra e si nasconde. Genio. Vabbè, ovviamente, raga, l'avrebbero fatto tutti. Dai, prendi la pietra. Cosa? Cosa succede? Si attiva il cubo che ha nello zaino? Ah, forse questo è il momento in cui lei diventa cattiva. Questo è il bombarolo lucente. Prendendo la pietra, tipo, diventa cattiva. Aspettate un attimo. Tipo, come se questa pietra, questa specie di cubo, avesse dei poteri magici. La consuma? Cosa cacchio sta succedendo? Mi sa che da lì spawnerà poi il bombarolo cattivo. Wow, 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 wow. Non ho capito esattamente il perché di questa azione. Mi sa che le guardie stanno tornando. Sento tipo il rumore delle guardie in lontananza. E lei scappa. Lei scappa via. Va verso l'isola, penso. Sì, penso che voglia tipo entrare dentro la casa o qualcosa del genere. Ok, ora è sopra l'isola. Fantastico, raga. Però ancora è il bombarolo lucente, quindi ancora non si è, penso, trasformato. Il cubo dietro forse si sta attivando. Cos'è? Come ho fatto a fare questo effetto, raga? Che figata. Dentro la casa c'è una specie di costruzione. Cosa cacchio è? Intanto il cubo... Oh, il cubo sembra che si stia per attivare qualcosa del genere. Il bombarolo entra nella casa. Ok.
dentro, vabbè, ovviamente come adesso più o meno, anche se il cubo, raga, si sta espandendo in una maniera proprio smisurata. Si sta espandendo di smisura, forse sta per conquistare interamente l'isola e la sta per sostituire. Chiude la porta e penso che dentro succeda la magia, raga. In mezzo al cubo, in una zona fantastica. Perché si gira? Oh cavolo, mi mettono un po' di tensione queste cose, Cosa? Ok, mi sa che si sta per attivare, raga. E vi chiudo la zona. Si sta per attivare. Che figata. Raga, mi sa che si sta per trasformare. Mal di testa. Il cubo come vedete si illumina sempre di più. Che figata. Raga, hai fatto benissimo. È fatto veramente strabene. Wow. Questo è il nuovo bombarolo cattivo, raga, che sconfigge le guardie, ovviamente. Diventa invisibile. Anzi, lei in realtà. E li va ad uccidere, tipo gli passa in mezzo e li uccide. Ma chi l'ha fatto sto film, raga? Lo voglio conoscere, lo voglio avere qua davanti per stringergli la mano. E ovviamente questo qui è l'ultimo nemico. Gli passa in mezzo e lo ammazza, raga, utilizzando i poteri del cubo. E questa, raga, era la storia del Dark Bomber. Wow, veramente qualcosa di fantastico. Solo applausi, raga, per questo secondo film. Mi raccomando, se lo volete votare, secondo film. Ok, raga, terzo film di oggi. Smettiamola forse di andare troppo sulle storie di Fortnite. Andiamo, raga, in questo film che è un pelino più comico. Allora, è una specie di prison escape. È praticamente questo tizio che deve evadere da una prigione. Raga, andiamo a vedere come andrà a finire. Dura 3 minuti. Mi raccomando, terzo film, se lo volete votare. Ok, praticamente, raga, c'è la skin del penitenziario. Non mi ricordo come cacchio si chiama. La skin del prigioniero rinchiusa, appunto, in un penitenziario. Penso che la sua intenzione sia quella di evadere. Non ne sono completamente certo, ma mi sa che il titolo del film voglio evadere. Cosa cacchio sta succedendo? Terremoto. Ah, ok, ok, raga, season 4 si è formato il cratere. Che figata. Praticamente si è distrutto il penitenziario e lui gli si è aperta la cella, tipo. Quella mi sa che è una guardia. Quella lì mi sa che è una guardia. Mi sa che è la stessa skin del film di prima. Forse un altro tizio che sta scappando. Non ne sono sicuro, ma penso che sia una guardia. Oltretutto, raga, quelle pietre lì che c'erano prima le hanno rimosse, purtroppo. Queste qui. Mi dispiace, raga. Mi dispiace un botto perché erano fantastiche queste pietre, quelle che ci facevano saltare. Ma ok, è già riuscito ad uscire? Ma perché non esce? Perché rientra dentro? Cosa sta facendo? Non capisco. Poteva uscire, c'era la porta diretta. Ah, però mi sa che tipo il cancello era chiuso o qualcosa del genere. Ah, raga, le telecamere. Ah, le telecamere. Cosa cacchio sta facendo? Vabbè, raga, festeggio ovviamente che è libero. Ma scusi, non ho capito, questo è un po' confuso. Ogni tanto va dietro, avanti. E ci entra. Oh, però questa qui è una torretta. Ehi, ciao torretta, come va? Non penso che sia... si è messo a rabbare, fantastico. Vabbè, raga, ovviamente qua il fenomeno scappa. Non lo prende nemmeno con un colpo. Questo probabilmente è un nabbone. E lo rincorre a mano, lo rincorre a mano. Cioè, giusto, hai una R, lo vai a rincorrere a mano. Qua non, nessuno sa nessuna macchina, ci girano intorno. Ma che cacchio è sta roba, raga? Scusa, ma hai la R, sparagli. Vabbè, è poco intelligente, raga, non ce la fa. Mi sa che se è scolato di aver l'R nell'inventario questo, perché altrimenti... vabbè, questo si butta, non prende danno, è Gesù Cristo. Oh, adesso si... Complimenti, adesso ti sei ricordato, no? Ma sei tanto svelto, applausi proprio. Vabbè, intanto l'altro sta scappando, ormai non lo prende più, tranquillo. Si è rifugiato dietro la casa. Scappare no, proprio scappare no. Pochi giorni dopo. Siamo alla villa dei buoni, se non sbaglio. Quella che è stata distrutta, sì. O è la villa dei cattivi, no? È la villa dei buoni questa, sì. Ah, ehi, buongiorno. Ups, un po' di imbarazzo. Oh, questo comunque non gli spara, non c'è verso, Questo c'ha la R, non l'ha mai usato bene. Ovviamente la villa che si distrugge, raga, che figata. I sotterranei della villa, secondo me ci sarà qualcuno che si butterà esatto da questa parte. Ah, jetpack, io pensavo che si buttasse in mare. Piccolo fail. Ma come? Ma non è morto! È cascato da un'altezza assurda del mare e non è morto! Vabbè, alla fine comunque è ritornato in cella e c'ha ragione la guardia. Alla fine ce l'avrà fatta a prenderla. Torniamo con un film, tra virgolette, storico che parla della storia di Fortnite. La storia del Blockbuster, ovvero della skin che si sbloccava nella stagione 4, quella figa con la faccia che cambia. Il film si chiama Blockbuster Launches the Nuke e questo, raga, è il quarto film che andiamo a guardare oggi. Quindi, quello di prima era il terzo, questo qui, raga, se volete votarlo, hashtag 4. Ok, il film parte con una bomba. Che cacchio è? Una bomba che si schianta? Cos'è, raga? Non ho capito cosa cacchio sta succedendo, raga. Non si capisce una mazza. Ah, ok, era il razzo del Blockbuster. Che figata. Si è aperta la meteora e ovviamente, raga, è
diciamo, uscito lui fuori dal suo razzo. Quanto è bella la sua faccia, quanto cacchio è bella. Se non sbaglio lui si ritrova in questo momento in un altro pianeta. Non mi ricordo la storia del blockbuster, ga. Comunque questo qui dovrebbe essere appunto un altro pianeta secondo quello da cui veniva. Dovrebbe essere una specie di alieno. Lui alla fine è cattivo nella storia di Fortnite. È quello che poi ha lanciato il razzo, che ha formato la crepa e tutto il resto, raga. Quindi lui comunque si dovrebbe centrare con gli alieni o qualcosa del genere. Dove cacchio sta andando? Questa qui è la base dei cattivi? No, dove siamo? È la base del razzo. Esatto, la base del razzo, raga. Oh cavolo, ci risiamo. Come nel primo film, siamo tornati qua, raga. Non mi piace lui in questo posto, sinceramente. Però è molto figo il fatto che dei fan abbiano fatto un film per quando tipo lui fa partire razzo. No, raga, che figa la testa che diventa tipo forma razzo. Ma il pannello di comando è quella lì, è la leva che lo farà partire. Ok, la vedo male per quel razzo. È partito, ok? Raga, il razzo è partito in teoria. Non si è vista l'animazione? Questo penso che sia tipo la storia di un altro giocatore. E si vede il razzo. Ok, questo qui è palesemente fatto con After Effects. Però, raga, è figo. Ti stavo facendo due domande, un pelino confuso, forse. Ah, mi sa che lui, raga, è tipo dalla parte di buoni. E sta andando effettivamente da Blockbuster a cercare di sconfiggerlo. Ok, si ritrovano entrambi qua al meteorite. Faccia a faccia, raga. Fantastico. È strafigo comunque questo film. Lui con la faccia felice, raga, mi fa morire. Sì, raga, lui è certamente dalla parte dei buoni. E ovviamente Blockbuster dalla parte dei cattivi. Lo vuole andare ad uccidere, però non so dove sia. Ok, ha visto che il meteorite si è aperto. E Blockbuster probabilmente c'era entrato dentro, non ne sono sicuro però. Dove cacchio è finito? È sopra! Raga, è partito un fight epico. Questo ha una mira paragonabile a quella di uno scoiattolo morto, però. Dai, dai, bravo, gli hai tolto il pavimento. Blockbuster cade giù, attenzione, sono entrambi alla stessa altezza, raga. Parte un fight incredibile, attenzione. Ah, abbiamo ancora il meteorite. No, raga, abbiamo ancora la bomba che si sta schiantando pinacoli. Blockbuster offline. Regà, cosa cacchio è stato sto film? Una figata, secondo me non a livello del secondo. Però raga, veramente niente male. Ed ora raga, il voto è solo vostro. Votate qua sotto i commenti qual è il vostro film preferito. Mi raccomando, condividete con i vostri amici per farvi votare il commento, perché sapete a chi riceve appunto più like che cosa succede. Il commento viene messo in primo piano e raga, gli metto un cuoricino. E questo, fatemi sapere se appunto questo video di film di Fortnite, qualcosa di un pochettino più particolare, vi è piaciuto, raga, con un bel like. Mi raccomando, 10.000 like. Se non siete ancora iscritti al canale, male, raga, perché così vi perdete un botto di notizie fantastiche. E quindi raga, mi raccomando, iscrivetevi e attivate la campanella. Lì vicino adesso iscriviti per non perdervi anche le notifiche. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao, ciao.